Ciao ragazze, sto preparando il pranzo per me e per mia sorella. Ho pensato di farvi vedere cosa sto facendo, perché è una ricetta che io faccio spesso, questa qua, veramente da tanto tanto tempo, e mi dimentico sempre di farvelo vedere. È troppo troppo spezioso, è fatto con il riso ed è un piatto completo che io poi, vabbè, diversifico in vario modo, vi metto casomai poi le foto su Instagram. Ed è molto molto carino. Allora guardate, sto tutto in fase di preparazione. Cioè, prendo questi piattoni, a me piace prendere questi piatti belli grandi, non so se riuscite a vedere, sono molto molto grandi, dove ci metto dentro, vi ho parlato a volte dei miei piatti bilanciati, no? Tipo va bene per un pranzo, per una cena. Ho messo il riso integrale, che semplicemente l'ho scaldato, poi dopo ci ho aggiunto olio di sesamo, questo qua mi piace tantissimo, dà un gusto proprio ottimo a crudo, però se no olio extravergine d'oliva, ragazzi, buon vecchio amato, va benissimo. E con il sesamo, cioè, ecco qua, ne voglio aggiungere un altro po' di sesamo perché è troppo poco. Mi piace tantissimo il sesamo sul riso. Vi dicevo, ho messo olio, sale, pepe, sesamo, quindi viene buonissimo così. E metto anche un po' di questo sesamo qua, questo al wasabi. È troppo troppo buono e dà un sapore un po' piccantino, troppo saporito, mi piace tanto tanto tanto. Poi ho messo i fagioli per una quota proteica. Sapete che il riso integrale già contiene più proteine, poi non gonfia la pancia, è super sano e leggero, quindi un altro po' di proteine con i fagioli, che ho condito con olio e un poco di spezie miste. Ci ho messo rosmarino, erba cipollina, un po' di pepe, ok. Poi ho messo l'avocado, che io amo tantissimo come fonte di grassi genuina, perché come sapete l'avocado contiene grassi molto sani e io lo amo tantissimo, l'avocado lo mangio tanto e mi piace tanto accompagnato. Io quando mangiamo un po' di questo, un po' di questo, un po' di questo, oppure magari potete mischiarlo, tipo potete schiacciarlo anche l'avocado e mescolarlo al riso. Insomma, quando mangio mi piace assaporare un po' di tutto, così sono fatta io. E qua sopra ci metto il pepe, non ho preso il pepe, la mia assistente mi prende un po' di pepe, la Nenzina, che aspetta per mangiare, poverina, tutta paziente. Nel frattempo mi condisco anche il salmone. Sul salmone ci metto i finocchietti, semi di finocchietti. Questo qua, pepe. Il pepe sull'avocado. E qua ci metto i finocchietti, anche il salmone fa benissimo perché il salmone è molto proteico e contiene omega 3 e omega 6 che fanno benissimo. E poi a me piace tanto questo qua affumicato in accoppiata all'avocado e al riso. Cioè, fanno, questi tre sono essenziali. Poi a volte ci metto i fagioli, a volte i piselli, i ceci, quello che ho, oppure spinaci, verdure, insomma quello che ho. Qua poi ci metto anche qua un po' di sesamo, sull'avocado anche un po' di sesamo e tanto limone. E limone, limone sia qua che qua. E poi ci metto anche un po' di semini di papavero, sul salmone anche un po' di semini di papavero ci vanno bene. E poi che cos'altro? Ah, giusto un po' di pepe rosa anche se vogliamo. E Monet si dice, ah, quanto basta, pepe, pepe, spezie. Guardate io come faccio i piatti tutti pieni di spezie, ma mi piace proprio mangiare così, non ce la faccio. Se no è buono, perché così non devi mettere troppo sale, già. Bravo, perché danno un sapore salato. Così, vabbè, sul salmone no, altro sale no, perché no, già è affumicato, quindi non mettiamo troppo sale. E poi ragazze, se volete, oltre al limone, anche un tocco di salsa di soia. Questa è senza glutine, è a basso contenuto di sale, non OGM, ed è buonissima. La potete aggiungere sia al riso, sia all'avocado e sia al salmone. Non mi resta che dirvi buon appetito con questi piatti, veramente sono buonissimi. Provate questa accoppiata, un piatto completo, semplice, che io mangio tantissimo, super sano e genuino, sia a pranzo che a cena. Quindi questo è tutto ragazze, spero che questa idea veloce vi sia piaciuta. Mi raccomando, se provate questo piatto fatemelo sapere. Anche Cookie vi saluta, bow bow, ciao, buon appetito, ciao anche da Nancy, andiamo a pappare, andiamo.